Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale regionale di Toscana TV. Avete visto e sentito poco fa i titoli del nostro sommario. Apriamo con una notizia, una buona notizia sul fronte dei trasporti aerei, perché diciamo che l'ufficializzazione è arrivata nel pomeriggio. La nuova pista dell'aeroporto fiorentino di Peretola, nuovo master plan a partire da maggio, un segno di speranza in questi giorni di crisi. I particolari nella nostra apertura. Riaprirà il 2 aprile l'aeroporto di Firenze, chiuso il 1 febbraio per lavori di manutenzione programmati della parte di terreno ai lati della pista. Toscana Aeroporti ha però deciso di approfittare della scarsa attività per rifare anche l'asfalto. Non un asfalto qualsiasi, ma una particolare miscela che aumenta l'attrito degli aerei, ancora più importante in una pista corta come quella di Firenze. Intanto Toscana Aeroporti va avanti con il nuovo master plan della pista da 2.400 metri, che ha dovuto rifare dopo la bocciatura del Consiglio di Stato della valutazione di impatto ambientale. Rivisto e corretto, manterrà comunque l'impianto della stessa pista. Non esistono alternative alla pista di 2.400 metri. Abbiamo speso anche un po' di tempo per capire fino in fondo se esistevano altre alternative e abbiamo verificato cose che sapevamo che non esistono. Quindi verrà presentata, ma io credo al massimo entro il mese di maggio. Poi, se non ci saranno altri intoppi, ci vorranno circa 5 anni per la realizzazione. Se questa rimarrà ancora per qualche anno la pista dell'aeroporto di Firenze, quella nuova andrà da laggiù fino a là, alla destra dell'hangar, parallela convergente all'autostrada. Per ora non ci sono compagnie aeree che hanno annunciato che a causa della crisi non torneranno a volare a Firenze. Anche Ryanair ha riconfermato il suo ritorno a Pisa, sul quando dipenderà dai tempi del ritorno alla normalità. Toscana Aeroporti presenta un bilancio con 12 milioni di perdite. L'anno prima erano stati 14 milioni di utili reinvestiti per affrontare la crisi economica, ma non ci saranno problemi per i lavoratori. Non c'è nessun piano di, diciamo, di esodo di personale diretto. Il sindaco Nardella ha sottolineato come le nuove norme di semplificazione sul modello di Genova, a cui sta lavorando il governo, potrebbero aiutare ad accelerare i tempi. Proprio oggi il commissario europeo Gentiloni ha detto in modo molto chiaro che senza la semplificazione amministrativa e normativa il recovery fund non si potrà realizzare. E io ne sono convinto da sempre, ovviamente nel pieno rispetto degli standard di sostenibilità, di tutela dell'ambiente. È stata una giornata sostanzialmente particolare e un po' complicata sul fronte dell'emergenza coronavirus, con le nuove positività che aumentano sia a livello nazionale che toscano. Guardiamole insieme. L'Italia registra più 22.409 casi, ieri erano stati circa 19.700, in Toscana più 1.293, nella giornata di martedì erano stati più 1.001. Uno sguardo ai decessi e agli attuali ricoverati in terapia intensiva: a livello nazionale 332, in calo rispetto a ieri, 20 in Toscana, meno 1 rispetto alla giornata di ieri. Gli attuali ricoverati sono 208 nella nostra regione, meno 1 rispetto a martedì, 2.827 a livello nazionale, con un più 71 che preoccupa un po' il mondo sanitario in generale, la task force del governo. Vediamo i dati scomposti delle province, perché seguiamo con particolare attenzione la situazione a Prato, più 124, a Pistoia, che è in zona rossa, lo sapete, più 144, più 295 a Firenze. Infine, la situazione delle vaccinazioni: in Toscana sono state somministrate oltre 404.500 dosi, attualmente in Italia i vaccinati sono 5.782.600. E 15. Questa la situazione. A proposito dei dati sull'andamento dell'epidemia,
In tarda serata ha parlato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il quale dice che i dati sono sostanzialmente da zona arancione, ma siamo al limite, dice Giani. E di questa e soprattutto della situazione dei ricoveri negli ospedali della nostra regione parleremo questa sera a Quo Vadis in onda intorno alle 22.45 dopo la trasmissione di Lucia Petraroli, Casa Viola. Adesso vediamo che cosa sta succedendo a Firenze, perché il sindaco Nardella firma la nuova ordinanza niente alcolici dalle 16 alle 22 dal venerdì alla domenica in tutta l'area del comune e divieto di stazionamento nelle principali piazze e strade del centro storico. I particolari. Lo aveva annunciato il sindaco di Firenze Dario Nardella e adesso, dopo aver portato il testo dell'ordinanza al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e avere avuto l'ok, di fatto da questo fine settimana arriva una ulteriore stretta anticontagio. Divieto di vendita e di asporto per alcolici e superalcolici dalle ore 16 alle ore 22, il venerdì, il sabato e la domenica e divieto di stazionamento in alcune aree del centro dove si sono verificati assembramenti di recente. Secondo Nardella, il consumo di alcolici è la principale, non l'unica, causa di assembramenti in spazi pubblici come Piazza della Repubblica, Piazza Santo Spirito e anche in alcune aree verdi. Il divieto di stazionamento, già applicato nell'area di Sant'Ambrogio, Piazza dei Ciompi, Borgo La Croce e via Pietra Piana, viene così allargato in Piazza Santissima Annunziata, Piazza della Repubblica, via Pellicceria e Piazza Santo Spirito. Intensificati invece i controlli nei parchi e nei giardini pubblici, dove, se si dovesse aggravare la situazione, entreranno in vigore altre misure restrittive. E su Firenze zona rossa? È chiaro che l'evoluzione della pandemia nelle province intorno a Firenze rischia di avere un effetto, diciamo, molto, molto pesante anche sul capoluogo toscano, sull'area fiorentina. Dunque avete sentito una situazione particolare soprattutto intorno al capoluogo, ma cosa ne pensano i fiorentini di questo ulteriore giro di vite sugli assembramenti e sulla vendita di alcolici? Abbiamo come sempre realizzato il sondaggio del telegiornale. Fa benissimo, perché fin quando ci saranno tutti questi giovanissimi in giro per le piazze a bere, per forza che il virus continuerà, specialmente il sabato e la domenica. No, perché andare a bere una birra in piazza con i propri amici non sia la causa principale di tutti i contagi che ci sono. Secondo me il fatto di stare fuori fa sempre bene, anche solo stare in una piazza come questa che può essere un punto di ritrovo per tornare un pochino alla socialità, perché siamo stati davvero tanto tanto chiusi. Le scuole sono chiuse e in più non ci fanno nemmeno uscire, non mi sembra veramente la prima cosa come soluzione per risolvere la situazione. Ma non ci vedo nulla di male in questa situazione. Vediamo se si riesce a limitare o perlomeno a cercare di non creare quegli assembramenti che si formano. Sinceramente io, avendo un'attività qui, li vedo e il sabato e la domenica si formano diversi assembramenti. Il CTS intanto ha mandato le sue indicazioni al governo che deciderà oggi. Si parla eventualmente anche di una zona rossa sostanzialmente nel fine settimana, questo per tutta Italia. È d'accordo su queste strette? Credo di sì, almeno la gente sta a casa a leggere, un po' a studiare, e gli altri giorni si lavora. Penso vada valutata la situazione zona per zona, però sicuramente la salute, diciamo, che deve essere la priorità in questo momento. Io penso di sì, che è bene che chiudano, magari chiudessero tutto almeno. E poi il problema principale sono i vaccini, che bisogna in tutte le maniere che queste persone arrivino. Adesso parliamo di vaccini a Firenze. L'ASL Toscana Centro risponde al servizio della trasmissione Le Iene su Mediaset. Nessun spreco. Da quanto sin qui verificato non sono emerse anomalie nel sistema organizzativo delle vaccinazioni erogate presso l'Hub Mandela di Firenze. L'argomento è stato occasione anche di un incontro con il NAS di Firenze,
Dal giorno di inizio delle vaccinazioni fino all'8 marzo presso l'Hub sono state somministrate 17 dosi di vaccino in più rispetto a quelle ricevute. Risulta pertanto non veritiero che dosi residue di vaccino vengano gettate via. Così l'ASL Toscana Centro, per fare chiarezza dopo le ombre gettate dalla trasmissione Le Iene, andata in onda ieri sera su Mediaset, che alludeva a dosi avanzate non somministrate di vaccino anti-Covid gettate oppure date agli amici. Ad oggi sono state complessivamente erogate 17.607 vaccinazioni in prima dose, 16.379 di vaccino AstraZeneca e 1.228 di Moderna. Le 17 dosi in più sono state ottenute grazie all'utilizzo, in alcuni casi, dell'11ª dose estratta dalle fiale multidose del vaccino, possibilità esplicitata dall'AIFA solo pochi giorni fa. L'azienda sanitaria precisa inoltre che il tracciamento delle dosi, vaccini, viene effettuato attraverso il portale di prevenzione collettiva che prevede la registrazione di ogni prestazione effettuata e la movimentazione delle giacenze. Pertanto, tutto è rigorosamente tracciato. Il sistema sta funzionando senza nessuna falla. Nel caso però in cui dovessero emergere delle incongruenze, saranno presi i dovuti provvedimenti, afferma Paolo Morello, direttore generale dell'ASL Centro. La gestione delle fiale è particolarmente attenta e puntuale, sottolinea ancora l'ASL, anche per evitare spreco di dosi, perché le fiale, in parte utilizzate, non possono, al termine della seduta vaccinale, essere rinviate al giorno successivo. Intanto anche gli odontoiatri italiani potranno somministrare i vaccini anti-Covid. Il via libera nella giornata di oggi da parte del Ministero della Salute. Un'altra area particolarmente preoccupata, come del resto anche la provincia di Prato, è quella di Arezzo, dove per eventuale decisione su zona rossa questa decisione è stata per il momento rimandata. Vediamo i particolari. Una riunione interlocutoria dopo quasi 3 ore di confronto in teleconferenza, in attesa di una decisione che potrebbe arrivare nella giornata di venerdì, di concerto con l'autorità centrale. Arezzo viaggia sul filo del rasoio, il presidente della regione Eugenio Giani lo ha ribadito sia nel corso della riunione che questa mattina nel consueto incontro con i giornalisti in regione. I dati che noi considereremo sono i dati, in questo caso siccome è una decisione mia non di giorni precedenti, ma i dati che ci portano a un rapporto di media degli ultimi 7 giorni, quindi da venerdì scorso a venerdì prossimo, quindi dipende molto da quello che accade oggi, domani, domani l'altro, e a quel punto noi consideriamo in quei comuni, in interlocuzione con il sindaco, la necessità o meno di chiudere. I punti salienti: la provincia di Arezzo è globalmente superiore a 200 contagi ogni 100.000 abitanti, sono 12 comuni a rischio che viaggiano con questo coefficiente, 9 invece superano in maniera abbondante la soglia dei 300, in questa graduatoria il comune di Arezzo naviga al 7° posto con 362 contagi. Non sarà una decisione semplice, visto che ci sono realtà difformi, ma il pericolo di quota 250 per 100.000 abitanti è una costante che non regala grossi margini di tranquillità. È già accaduto in altre aree italiane, specie in particolare vicino a noi, in Umbria, il monitoraggio delle acque reflue alla ricerca di tracce del virus. Ebbene, si lavora su questo piano anche in Toscana. Fogne sorvegliate speciali in Toscana per intercettare eventuali nuovi focolai e monitorare la diffusione del coronavirus nella popolazione in modo da anticipare l'evoluzione dell'epidemia attraverso le analisi delle acque reflue. Lo prevede un progetto di allerta precoce nella lotta al Covid che ha ricevuto il via libera della Giunta Toscana su proposta dell'assessore alla sanità Simone Bezzini, con un investimento di 100.000 euro. Il progetto prevede il monitoraggio della presenza del coronavirus nelle reti fognarie per la definizione di un sistema di allerta precoce dell'evoluzione dell'epidemia attraverso la modellazione della rete e l'individuazione di una serie di punti di monitoraggio su cui eseguire la ricerca del virus, ha detto Bezzini. Un progetto importante e all'avanguardia che può aiutare a definire protocolli e metodiche per il prelievo, la conservazione e le analisi delle acque reflue, utile ad arginare la diffusione del virus e a fornire informazioni per le valutazioni epidemiologiche del caso.
Sempre sul fronte del coronavirus giunge la notizia che l'ospedale di Empoli ha aperto un quinto reparto di medicina interna Covid a causa dell'aumento di ricoveri avvenuto nel corso di questi ultimi giorni. Adesso apriamo la pagina della cronaca e ci occupiamo di un'inchiesta, quella su bancarotta e fatture false. I genitori di Matteo Renzi andranno a processo insieme ad altre 14 persone. Sentiamo i particolari nel servizio. Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi, sono stati rinviati a giudizio per l'inchiesta per il fallimento di tre cooperative, la Delivery Service Italia, Europe Service e Marmodiv, che conta in totale 18 imputati. Bancarotta fraudolenta e emissione di fatture false, i reati ipotizzati a vario titolo. Per questa inchiesta i genitori di Renzi 2 anni fa furono arrestati. La prima udienza del processo è fissata per il 1 giugno. Nasce da un'inchiesta che ha preso in esame la gestione di cooperative di servizi dedite, soprattutto al volantinaggio e alla distribuzione di materiale pubblicitario. Secondo le indagini condotte dalla Finanza e coordinate dal procuratore aggiunto Luca Turco, Tiziano Renzi e Laura Bovoli sarebbero stati amministratori di fatto delle cooperative indagate tramite persone di fiducia o comunque condizionando le decisioni prese all'interno delle stesse società e ne avrebbero provocato il fallimento omettendo di pagare imposte e contributi. Oltre ai coniugi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, il GUP ha disposto il processo per altri 14 tra legali rappresentanti delle COP, componenti dei CDA e imprenditori. Secondo l'avvocato dei Renzi, Federico Bagattini, la decisione del GUP era attesa. Emergerebbe però già dalle carte la prova dell'infondatezza del castello accusatorio, il cui accertamento necessariamente dovrà avvenire in dibattimento. Un'altra inchiesta è quella relativa ai concorsi truccati a medicina a Firenze. Ebbene, c'è una notizia molto curiosa, se non altro, perché è indagato, pensate, anche il medico personale di Papa Francesco. Roberto Bernabei, professore di medicina interna e geriatria dell'Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma, da fine febbraio medico personale del Papa, risulta tra i 39 indagati dell'inchiesta della Procura di Firenze su presunte irregolarità nei concorsi alla facoltà di medicina del capoluogo toscano. La notizia è stata pubblicata oggi dalla Nazione e il Fatto Quotidiano. A Bernabei, che è anche stato perquisito, viene contestato l'abuso d'ufficio per la sua partecipazione alla commissione esaminatrice di un concorso per professore di medicina interna all'Università Fiorentina. La cattedra è stata poi assegnata ad Andrea Ungar. Per la procura quel bando sarebbe tra quelli con vincitore predeterminato. L'inchiesta fiorentina ha portato una settimana fa a 43 perquisizioni. Tra i 39 indagati, insieme a dirigenti sanitari, universitari e docenti, anche il rettore dell'Ateneo di Firenze, Luigi Dei, a cui vengono contestate le accuse di associazione a delinquere, corruzione e abuso d'ufficio. Per Dei e per altri 7 indagati, la Procura ha chiesto la misura dell'interdizione dagli incarichi. Prevista per oggi, ma rinviata al 24 di marzo, la prima udienza del processo d'appello per la morte di Duccio Dini, il 29enne fiorentino che il 10 giugno del 2018 fu travolto e ucciso da un'auto impegnata in un inseguimento tra cittadini nomadi. La decisione è stata presa dal presidente della Corte, che si è dichiarato incompatibile, poiché la moglie, anche lei giudice, ha fatto parte del collegio del Tribunale dell'Esame che nei giorni scorsi ha valutato un'istanza avanzata da uno degli imputati. Adesso sempre in cronaca ci trasferiamo a Pistoia, dove parliamo di rapine in banca. Rapine in banca e furti agli ATM sono in aumento in provincia di Pistoia, tanto da spingere Prefettura e ABI a sottoscrivere un protocollo d'intesa per incrementare la prevenzione. L'atto, che mira a prevenire i danni alle banche ma anche alla clientela, è stato firmato stamani in Prefettura a Pistoia dal prefetto Gerlando Iorio e dal rappresentante dell'ABI Toscana Marco Iaconis, a nome di tutte le banche presenti sul territorio della provincia di Pistoia.
attraverso il protocollo le banche si impegnano a segnalare tempestivamente alle forze dell'ordine movimenti sospetti di persone all'interno e all'esterno degli istituti bancari, nonché a valutare il rischio di rapina di ciascuna filiale e il rischio di furto alle singole apparecchiature ATM, implementando lo scambio di informazioni con le forze dell'ordine anche attraverso l'inserimento nella banca dati anticrimine dei dettagli in caso di rapina. Un'attenzione particolare è rivolta anche agli attacchi realizzati ai danni delle dipendenze bancarie con le nuove tecniche di Cyber Physical Security. Il Centro di Ricerca sulla Sicurezza Anticrimine provvederà ad acquisire i dati presso le diverse fonti di raccolta per effettuare analisi che verranno messe a disposizione delle forze dell'ordine. Alla firma del protocollo hanno assistito, collegati in videoconferenza, il questore di Pistoia e i comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Il sindaco di San Vincenzo in provincia di Livorno, Alessandro Massimo Bandini, che vedete alle mie spalle, agli arresti domiciliari, lo ricordiamo da ieri per un'inchiesta per corruzione su appalti e abusi edilizi, si dichiara ancora una volta estraneo ai fatti e naturalmente farà e dirà, alzerà la propria voce per quanto riguarda questa vicenda. Intanto però lo stesso sindaco Bandini si è autosospeso come iscritto al Partito Democratico. Parliamo sempre di cronaca perché la scuola di Agliana in provincia di Pistoia, che è stata vandalizzata, oggi i bambini sono tornati in classe. Sono rientrati a scuola stamani gli 80 bambini della scuola primaria Gianni Rodari di Agliana, che hanno diritto a frequentare le lezioni in presenza nonostante la zona rossa, in quanto alunni fragili. La loro scuola nel fine settimana era stata devastata da ignoti che si erano introdotti all'interno del plesso, presumibilmente durante la notte, e che avevano svuotato per terra gli estintori, distrutto le macchinette che distribuiscono alimenti e bevande, rovinato alcuni arredi e rubato i computer, circa una decina. La scuola è stata ripulita e sanificata, come scrive il sindaco Luca Venesperi nella sua pagina Facebook. Grazie al lavoro di insegnanti e personale non docente, scrive il primo cittadino, tutto è stato ripulito a tempo di record per consentire ai bambini il rientro in classe. Gli autori dell'incursione, presumibilmente ragazzini, ma sono in corso indagini dei carabinieri per individuare i responsabili attraverso il sistema di videosorveglianza, si sono accaniti anche su armadietti e cassetti forzati e svuotati. Non hanno risparmiato neppure le scarpe da ginnastica che alcuni alunni lasciano a scuola chiuse in sacchettini. Hanno aperto i sacchetti e gettato le scarpe a terra. Restiamo però in zona perché la battuta provocatoria del governatore Campano De Luca in visita allo stabilimento Itachi di Napoli ha sollevato molte polemiche proprio da parte dei pistoiesi. Qui a Pistoia facciamo treni di alta qualità, altro che ribollita, semmai il nostro piatto tipico si chiama carcerato, la ribollita è di Firenze. Riteniamo che il simpatico presidente della Campania, Vincenzo De Luca, abbia vestito i panni del tifoso e si sia lasciato prendere un po' troppo la mano a considerazioni su territori che non conosce affatto. Lo affermano in una nota il segretario della FIM CISL Toscana Nord, Yuri Citera, e la RSU FIM CISL Itachi Rail di Pistoia. Rispetto alle affermazioni poco lusinghiere nei confronti della città toscana che è sede dello stabilimento Itachi Rail, le ex officine Breda, da parte del presidente della Campania Vincenzo De Luca, il governatore campano le aveva espresse caldeggiando la collocazione della direzione del nuovo gruppo Itachi One nella sua regione. De Luca aveva detto che in Campania si sta meglio che in altre parti d'Italia e, rivolgendosi ai cronisti, aveva aggiunto: vi pregherei di spiegare a qualche vostro collega di Pistoia e a qualche responsabile commerciale che a Pistoia più che la ribollita non possono farsi. Parole che hanno suscitato un coro di proteste bipartisan, dal sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, che ricorda al governatore campano come Pistoia faccia treni da generazioni, al senatore Patrizio La Pietra di Fratelli d'Italia, che definisce inopportuna l'uscita di De Luca, ai consiglieri
regionali Federica Fratoni del PD e Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia, che accusano De Luca di avere usato toni campanilistici e di aver perso l'occasione per tacere, fino a Confindustria Toscana Nord, che in una nota definisce di cattivo gusto le battute di De Luca. È tutto, chiudiamo qua, grazie di essere stati con noi, alle prossime edizioni, arrivederci.